Mentre finisce la giornata di San Giuseppe, faccio alcune riflessioni. La prima è che la festa non è più una festa, non solo perché è finito tutto, ma perché da molto tempo non c'è più la festa del padre. C'è la festa delle donne l'8 marzo, non c'è la festa, non è una festa, è un giorno qualunque. I padri sono finiti. L'importanza dei padri, che è diversa da quella delle madri, è l'importanza dei riferimenti. I padri sono i punti a cui noi ci leghiamo, a cui noi dobbiamo la nostra formazione. I padri sono l'esempio e sono i punti fermi a cui noi ci vogliamo ispirare, ci volevamo ispirare. Mio padre aveva l'avventura di chiamarsi Giuseppe, la madre di mio figlio non ha voluto continuare la tradizione di chiamare il figlio col nome del nonno, e quindi mio figlio si chiama Carlo e non Giuseppe. Ma mio padre è stato un esempio e alla fine della sua vita lo è stato anche di più. Non avrei mai voluto che morisse, avrei voluto che infuriasse contro la morte, così come ci suggerisce Dylan Thomas in una poesia meravigliosa che ho letto nei giorni scorsi, in furia contro il morire della luce. Tu, padre mio, maledicimi, benedicimi, ma resisti alla morte. Ecco. Fino a 97 anni lui ha resistito, negli ultimi 4 ha scritto dei libri bellissimi. L'ultimo, che non ha visto, è morto qualche giorno prima che fosse pubblicato, Il canale dei cuori, ci dice cose importanti per quel modello che oggi il padre non è più. E leggendolo io oggi ritrovo la sua voce, ritrovo i suoi pensieri e sento fino a che punto la sua mancanza non è soltanto di lui come padre mio, ma è la mancanza del padre per qualunque giovane, per qualunque ragazzo non abbia avuto la fortuna di un padre con un carattere forte. E lui sapeva che mia madre era ancora più forte. Si rivolge a lei nel suo libro precedente, lei mi parla ancora, mia madre, e qui nel canale dei cuori, li vedete qua, legati come sono stati per tanti anni della loro vita. E grazie a lei, se non mi sono tuffato in tutte le acque nelle quali mi sarebbe piaciuto immergermi, se non ho seguito fino in fondo tutte le strade che ho imboccato, se non ho aperto tutte le porte che mi sono trovato davanti e non ho vuotato tutte le meravigliose bottiglie che mi sono passate per le mani, allo stesso modo non ho desiderato tutte le donne belle che ho incontrato, anche perché mi sono reso conto presto del fatto che certe bellezze somigliano a certi padorami. Più sono lontani, più sono belli. Meglio non avvicinarsi troppo, dunque. Non sempre il bello resiste alla vicinanza. Spesso anzi si corrompe, si sfilaccia, si spampana come un fiore sul punto di perdere i petali. Da lontano non te ne accorgi, da vicino però. Sembrerà strano, ma ho provato una sensazione del genere davanti ai quadri di certi pittori, i puntinisti soprattutto. Non lo so. Più mi avvicino, più mi sembra che il fascino della poesia si incrini. Un passo dopo l'altro, lo spirito di finezza svanisce e lascia il posto a quello di geometria. Non un gran guadagno, se posso essere sincero. Mi viene in mente un quadro in particolare, Seurat, mi pare. Credo di averlo visto con Larina a Chicago. Sono passati tanti anni, è vero, ma non l'ho dimenticato. Il nome non lo ricordo, è la Grande Jatte. Ma ricordo che un assoluto pomeriggio di domenica una discreta folla si assiepa sull'argine ombreggiato di un fiume, il fiume è quello che mio padre ha sempre costeggiato, in cerca di un po' di refrigerio. Me lo ricordo perché oltre ad essere un gran bel quadro, racconta domenica pomeriggio piuttosto simile ad alcune di quelle che Larina e io abbiamo trascorso immersi nel verde dei pioppi lungo gli argini del Po. Appena entrai nella sala e lo vidi, mi fece notevole impressione. Era grande e bello e emanava una luce avvolgente e rassicurante. Una gradevole fragranza di serenità. A mano che mi avvicinavo, però, mi rendevo conto che qualcosa di quella fascinazione cominciava a perdersi. L'immagine si sgranava, come se non fosse stata dipinta su tela, ma su una garza a maglie strettissime. Più che un quadro, sembrava un puzzle composto da migliaia di tessere minuscole, puntini praticamente. Vittorio naturalmente mi spiegò che era proprio da quella tecnica innovativa che lo stile di Seurat prendeva il nome. I puntinisti si chiamavano così perché non mischiavano i colori, li creavano sulla tela, accostando piccole macchie di colori diversi. Così il blu, ad esempio, veniva fuori mettendo un puntino giallo vicino a uno verde, creare quel colore quasi fondendo quei due puntini. Bello
Una tecnica rivoluzionaria, non c'è dubbio, e anche un'intuizione geniale. In fondo l'arte, come l'amore, si fa in due, chi la crea e chi la ricrea, godendone e interpretandola. Da soli non è amore e non è arte.